Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia. Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si presentò in cucina con un foglietto in mano. Con aria stranamente solenne, il bambino porse il pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi era scritto. Per aver strappato le erbacce dal vialetto, 2 euro. Per aver ordinato la mia cameretta, 3 euro. Per essere andato a comprare il latte, 1 euro. Per aver badato alla sorellina 3 pomeriggi, 3 euro. Per aver portato fuori l'immondizia, 1 euro. Totale, 10 euro. E la mamma sorrise, fissando il figlio negli occhi. La sua mente si affollò di ricordi. Allora prese una biro e sul retro del foglietto scrisse: per averti portato in grembo per 9 mesi, 0 euro. Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato, 0 euro. Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime, 0 euro. Per tutto quello che ti ho insegnato giorno dopo giorno, 0 euro. Per tutte le colazioni, i pranzi e le cene e le merende che ti ho preparato, 0 euro. Totale, 0 euro. Quando ebbe terminato, la mamma sorridente diede il foglietto al figlio. Quando il giovincello ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, 2 lacrime fecero capolino nei suoi occhi. Girò nuovamente il foglio e sul suo conto scrisse: tutto pagato. E poi si abbracciarono con sua madre. Morale della storia: l'amore vero è gratuito. Cerchiamo allora di non rinfacciare mai il bene che abbiamo fatto e chiediamo a Dio che purifichi sempre più il nostro cuore, perché il nostro amore sia sempre più gratuito. Tutto ciò che facciamo, facciamolo con amore, dice San Paolo, come per il Signore, sapendo che da Lui riceveremo la ricompensa. E la ricompensa è la sua presenza stessa nel cuore, è quella gioia intima e profonda che si sperimenta nel momento stesso in cui si ama, in cui si fa del bene, in cui ci si dona. Quando si ama, diceva Sant'Agostino, vediamo Dio in noi. Che il buon Dio ti benedica.